In campionato si tratterebbe di un terza contro decima, ma in Coppa Italia tutto viene azzerato in favore della crudeltà, dell'eliminazione e diretta. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra, dove per i quarti di finale di Coppa Italia, appunto, di Serie A della Lega Calcio 8 con Fenerbahçe sarà Marlazio contro Atletico Staibano Gomme. Abbiamo sbagliato ancora? Si è fatto vedere a destra, la protegge da due uomini, riesce a passare di forza col baricentro basso e poi calcia. Peschiecara si accartoccia bene. Peschiecara ne mette due, stavolta vuole vedere partire il pallone. Minici, il sinistro, vicinissimo all'incrocio davvero. C'è fallo laterale, batterà Pesaresi. Stop col petto, il buon pallone recuperato in area di rigore, va giù il numero 4 Connella, tutto regolare. Pedroccio Dominici, parte ancora Dominici, il suo sinistro, Peschiecara a due mani e poi il tiro altissimo davvero. Lascia correre Dominici e attento Zamperini, due volte vince il contrasto, quindi Antenucci, la piazza rasoterra col sinistro e l'1-0 della Marlazio. Abbastanza immeritata, scusate, sinistro di Gonnella, passa, il tacco di Cola va fuori. Ben battuta, attenzione a Benedetti dall'altra parte, desiste dal tiro, va da Giannotti che controlla e la lascia a Minotti. Grande azione in orizzontale della Marlazio che fa 2-0. Laterale dentro l'area di rigore, va giù un giocatore della Marlazio, poi destro, alto sulla traversa. Vediamo cosa decide il direttore di gara. Ed è calcio di rigore per la Marlazio, l'arbitro ha visionato al VAR l'azione e ha segnato il rigore a quelli di Petruzzi. Mariano Supino contro Nicolas Gepi. Parte Supino col destro, 3-0 Marlazio. Oh, l'azione forzata anche da dietro, quelli di Filoso non possono far altro, qui c'è il cross in area di rigore, ancora l'occasione con un giocatore a terra, tutto regolare stavolta. Se ne va Gonnella in contropiede, l'Atletico Staibano Gomme, il sinistro di Gonnella, Peschiecara in corner. Ultima occasione del primo tempo, finisce 3-0 per la Marlazio al termine dei primi 25 minuti. Squadra di Petruzzi ipercinica davvero, Atletico Staibano Gomme punito nelle tre occasioni con disattenzione. Petricca, allora Dominici col destro, è una novità, bene da Gallaccio che la dà a destra ed è incredibile, sotto porta l'errore di Pascucci. Uomo che recupera bene, ancora una volta un ottimo Pesaresi, poi Zamperini esagera. Allora D'Ambrosio, da Gallaccio sul fondo, il rimorchio e quasi si fanno gol da soli quelli della Marlazio. Centralmente Dominici, l'allargo, l'azione ancora buona per l'Atletico Staibano Gomme, Carnevali, un compagno dal fondo e stavolta non si può davvero sbagliare, è il gol di Gallaccio, è l'1-3 che rianima l'Atletico Staibano Gomme. Il direttore di gara ha annullato il gol dell'Atletico Staibano Gomme per il tocco col braccio di Tiziano Carnevali nell'azione precedente al gol dell'1-3 di Gallaccio. Bastianelli, Dominici la sfila via regolarmente, ci sta credendo l'Atletico Staibano Gomme che va da Gallaccio, Peschiecara in scivolata, salva tutto. Poi l'1-2 che coinvolge infine in un lungo triangolo Antenucci, Minotti che la mette alta, prossimo balletto dalla difesa di Petruzzi. Gallaccio sta attaccando con continuità il numero 7 che non trova sempre la misura, un po' sfortunato. Dominici, pressato da Falconi, prende il palo in pieno. Pallone, forse qualcosa in più per quanto riguarda l'attenzione dietro di Antenucci, l'ha recuperata ancora una volta bene Antenucci, la nasconde e fa 4-0. Petricca, Roselli, il cross, questa volta
è buono e senza appello. L'1-4 di Gallaccio. Boselli da Connella. Connella il dribbling, ma è un 2-0, anzi un 3-0. Quello della Marlazio l'appoggia ed è troppo facile per Minotti fare 5-1. Triplice fischio del direttore di gara. La Marlazio vince 5-1 contro l'Atletico Staibano Gomme nei quarti di finale di Coppa Italia della Serie A della Lega Calcio 8. Va in semifinale, punteggio troppo severo davvero per quelli di Staibano, ciniti all'inverosimile, i ragazzi di Fabio Petruzzi.